Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Ragazzi, oggi torno nuovamente su Farming Simulator 25 nella mappa americana della River Bend Springs per un nuovo episodio della serie. Ragazzi, siamo come sempre a novembre, finalmente la pioggia è cessata e oggi per l'appunto vorrei proseguire con quelle attività che avevo lasciato in asso nel gameplay precedente per dedicarmi, se vi ricordate bene, a quell'attività che mi aveva consentito per l'appunto di preparare finalmente la razione mista per il bestiame bovino, ma anche di avviare il caseificio. Quindi la prima cosa che farò oggi sarà quella per l'appunto di sistemare per il secondo stadio di fertilizzazione sia il campo in erba che ovviamente il campo a frumento, ma non sarà questa l'unica attività che farò. Perché oggi avevo intenzione, ragazzi, di portarvi un nuovo allevamento in fattoria. La mia intenzione è quella, ragazzi, di trasferire più o meno in questa zona che adesso vi vado a mostrare, esattamente di fronte proprio al caseificio di cui vi parlavo prima. Più o meno in questa zona vorrei inserire una nuova piccola stalla per un bestiame che vorrei, un allevamento che vorrei per l'appunto portare in farm, che sono per l'appunto le galline, ragazzi. Prima però di inserire il pollaio, la stalla, mi sono accorto però che ci sono degli inconvenienti tecnici, ci sono per l'appunto dei cespugli, ma soprattutto questo, che dà molto fastidio, quindi questo lo dovrò poi eliminare, ma me ne occuperò dopo. Nel frattempo mi dedico ai campi e poi tutto il mio tempo sarà dedicato per l'appunto all'allevamento. Quindi prendo subito possesso del John Deere, il mio John Deere 36. Che dovrebbe essere, ragazzi, qui nei dintorni. È sparito pure il mio John Deere. Ah no, ora ho capito dov'è, ragazzi. È ancora agganciato alla cisternina. Eccolo là, il John Deere, ragazzi. Eccolo qua. Sfrutterò per l'appunto questo John Deere per occuparmi dei campi. Ecco lì nei dintorni dovrebbe esserci ancora il fertilizzante, lo spargifertilizzante solido. Gli altri macchinari oggi li lasciamo tranquillamente a riposo. Poi, ragazzi, dovrò provvedere prima o poi a fare anche un po' di manutenzione ai mezzi che sono veramente messi male a livello di manutenzione. Dovrò intervenire sia a livello di carburante, ma anche a livello di riparazione. Ai 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 ai. Dunque, per almeno questo campo una bella carica, poi farò un po' di rifornimento. Allora, direi di iniziare per l'appunto dal campo in erba. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, vi riporto nuovamente Farming Simulator 25. Oggi sarà un episodio che, ripeto, concentrerò su queste due faccende, ma che mi vedrà anche, come dire, impegnato nel raccontarvi un po' le ultime dal mondo di Farming Simulator. Proprio in queste ore, ragazzi, c'è stato l'atteso aggiornamento che porta il titolo alla versione 1.3 0.0, che ha introdotto, ragazzi, una vagonata, credetemi, una vagonata di fix qua e là, che sarebbe molto lunga da raccontarvi. Per cui vi invito a leggervi il changelog. Io oggi mi vorrei per l'appunto più che altro
basare su quei fix, diciamo, più interessanti o quelli che appunto sono più evidenti e si scoprono fin da subito. Allora, innanzitutto, questo nuovo aggiornamento, ragazzi, è andato a ridurre il contorno. E adesso ve lo mostro meglio. È andata a ridurre per l'appunto il contorno utile dei campi che abbiamo in farm. Vi spiego meglio. Se noi per esempio andiamo nei campi di nostra proprietà, ora lasciate perdere il campo numero 8, ma per l'appunto fin dall'inizio noi avevamo per l'appunto questi tre campi più questo. E ovviamente per un errore tecnico, il contorno in nostro possesso superava abbondantemente anche, il contorno, delle vie di questa zona. Quindi, potevamo per appunto agire ed intervenire anche su, delle vie, d'accesso che in realtà sono delle vie che non dovrebbero rientrare nelle nostre proprietà e quindi hanno ricontornato meglio la nostra proprietà all'interno del mondo di gioco. Questo tanto per cominciare. Poi, ragazzi, sono intervenuti anche per sistemare una serie di magagne relative alla presenza di alcuni muri invisibili sia nella mappa americana che in quella della Unta Pentai, la mappa per l'appunto cinese. Hanno rimosso anche alcune rocce quella. Poi, ragazzi, hanno sistemato apparentemente anche alcuni problemi relativi alla occasionale mancanza dei cingoli su alcuni trattori una volta che venivano per l'appunto noleggiati o comunque presi allo shop. C'erano, ragazzi, parecchi screenshot da parte di utenti che lamentavano per l'appunto questo bug occasionale, sembrerebbe che lo abbiano risolto. Staremo a vedere. Io purtroppo non ho mai avuto cingoli, non ho mai preso dei cingolati, per cui non posso confermare, ma sembrerebbe che abbiano risolto anche questa magagna. Un altro fix molto importante, direi. Ora io mi sto soffermando, ragazzi, più che altro su quelli che mi ricordo principalmente, ma soprattutto su quelli più importanti. Hanno ridotto anche il carico grafico, quindi hanno alleggerito di fatti la VRAM e quindi l'uso delle risorse di sistema, quindi il gioco tecnicamente dovrebbe essere un pelino più alleggerito. Con una ottimizzazione per l'appunto del gameplay e dell'uso per l'appunto delle risorse di sistema. Poi, ragazzi, tutta una serie di fix qua e là con alcune attrezzature che magari presentavano degli inconvenienti, come nell'Anderson, poi alcuni agganci che magari non si agganciavano, piccoli fix qua e là, ma in ogni caso, ragazzi, un changelog abbastanza corposo. Quindi in buona sostanza, ragazzi, sono intervenuti e hanno
Fatto per appunto un lavoro abbastanza importante all'interno del mondo di gioco. Allora, ragazzi, io qui ho concluso con anche con il secondo ciclo di fertilizzazione qui nel campo A. Nel campo a frumento. E adesso mi dirigo, ragazzi, per effettuare il secondo appuntamento. L'episodio di oggi devo per l'appunto portare un nuovo allevamento in farm, ma prima devo piazzare una piccola stalla animali e la piazzerò, come vi dicevo prima, nella zona adiacente il piccolo caseificio. Quindi lasciamo per l'appunto il John Deere 3650. Qui, come potete vedere, le serre sono vuote perché nell'episodio precedente sia i cipollotti e sia i primi bancali dei piselli e sia il peperoncino li ho venduti. È stata comunque una vendita molto proficua. E allora vorrei innanzitutto eliminare questo cespuglio qua perché mi dà fastidio, altrimenti non potrei sistemare per l'appunto per bene la stalla che vorrei sistemare oggi. Allora oggi ci facciamo un po' di taglio. Vediamo se riesco per l'appunto ad eliminare. Innanzitutto orizzontalmente. Diamo un bel taglionetto a tutti questi. Tronchettini. Che trasferirò temporaneamente qui, poi li metterò, ragazzi, da un'altra parte, li eliminerò poi con il rimorchio per il carico per l'appunto dei tronchi. Ecco, questo, ragazzi, per farvi capire come spesso e volentieri voi non vedete magari queste operazioni, ma in privato, per l'appunto per ripulire per bene una zona, sono costretto spesso a fare questo lavoretto, ragazzi, per togliere tutti questi cespugli, tutti questi residui occasionali, e spesso non è semplice avventurarsi all'interno di questo. E allora? Essere qui e allora diamoci un altro taglio. Ok, direi che così va più che bene. Non dovrebbero dare grossi problemi poi con il posizionabile, almeno apparentemente. Entriamo dentro. Vediamo quest'ultimo residuo. Devo togliere ovviamente anche Faccio molta fatica, ragazzi, a prendere il tutto. Non è semplice, devo capire bene. Vediamo qua. Abbassiamoci così capiamo bene. C'è anche un cespuglio, ma non dovrebbe dare problemi. Ecco, a me mi interessa che si può eliminare poi senza problemi. Ok, direi di sì. Bene,
Va bene, prendiamo il posizionabile, ragazzi. È una stalla, quindi mi dirigo chiaramente nel menu per l'appunto. La stalla che vorrei prendere è questo pascolo per l'appunto per questa stalla, in realtà per il pollame. Però poi ho trovato, ragazzi, una mod, perché nei miei interessi voleva essere questa per l'appunto la stalla, quindi ho trovato però una mod identica, però con più capacità, e quindi bisogna scorrere in basso perché già l'ho scaricata. Quindi anziché avere il limite per l'appunto il cap di 30 galline, ne avrò 300. Mi sto lasciando anche un po' di spazio per poter accedere, se un domani mi faccio anche una stradina d'accesso verso l'ingresso della stalla del bestiame bovino, quindi direi che più o meno così va bene. Confermiamo il tutto e via. E finalmente ho anche stalla, questo piccolo, diciamo, recinto animali per le galline. Qui chiaramente per alimentarle bastano cereali. Dovrei riuscire a passare senza problemi con il rimorchietto, con un po' di frumento. Va bene, e a questo punto tocca per l'appunto prendere le galline. Stavolta però non volevo prendere le galline in maniera automatica, ma spulciando un po' in giro ho scovato, ragazzi, questa mod molto carina. È un Barkas Diesel, una delle due varianti di mod, che presenta lo stesso camioncino sia per il trasporto di bestiame di vario tipo, comprese ovviamente anche le galline, e sia lo stesso furgoncino convertibile anche come trasporto di cereali sfusi e anche a mo' di pianale, ragazzi. Quindi la prima cosa che farò, uscirò per l'appunto oggi dalla farm e mi dirigerò al mercante di bestiame. Guardiamolo anche all'interno, ovviamente non posso pretendere il massimo del dettaglio, però una mod carina che ha, diciamo, suscitato subito i miei interessi, ho deciso di scaricarla, ragazzi. Proprio perché non volevo per l'appunto che le gallinelle, ragazzi, arrivassero per l'appunto in automatico, ma me la volevo trasportare. Finora non avevo visto, ragazzi, a livello di mod, dei trailer che trasportassero anche galline, così. Oltretutto, l'ho preso a noleggio, ma volendolo acquistare costa pochissimo. Ovviamente questo solo nel mercato PC esterno, ovviamente. Molto old, molto carino, devo dire. Mercante di bestiame si trova qui nella mappa della Riven Bend Springs, esattamente proprio di fronte lo shop, quindi da queste parti. Quindi giriamo di qua, appunto a prendere le galline. Ovviamente non abbiamo chiaramente un limite per quanto riguarda il recinto delle galline, però abbiamo il limite ovviamente della portata di questo porta animali, che in questo caso per le galline ha il limite dei 25 posti, quindi mi devo un po' arrangiare per il momento.
Allora, io direi di fare una cosa. Questo per mostrare ovviamente che può trasportare anche gli altri animali, chiaramente. Galline. E allora, io direi di prendere. Il limite è di 25 posti. Allora, io direi di prendere 24 galline, quelle a 8 mesi per avere subito produttività. Ok, 1200 euro, tutto sommato, una cifra irrisoria, poi magari farò un secondo viaggio in privato e allora compra e poi anche un gallo che non mi servirà chiaramente per uso estetico, ma ovviamente mi servirà anche per fare un pizzico di riproduzione e poi ci sta un gallo in un pollaio chiaramente. Quindi acquistiamo anche il gallo. E una volta che abbiamo acquistato ciò, ce ne andiamo via. Ma guardate che meraviglia, ragazzi. Le galline come sono finalmente stoccate all'interno del camioncino. Ed è un vero spettacolo, ragazzi. Credetemi. Una bella mod che ha suscitato, ripeto, subito i miei interessi e volevo assolutamente. Visto che comunque era nelle mie intenzioni portare il pollaio qui nella River Bend, almeno le faccio consegnare non in automatico, è brutto ragazzi, ma almeno con un bel trasporto, con questo bel camioncino. È un, ripeto, un Lizard Backyard. Tra l'altro, ho notato che la versione di questo camioncino può essere in due varianti. Ripeto, oltre alla variante che vi dicevo prima per trasportare cereali sfusi e anche per trasportare le balle, quindi c'è anche il pianale a mo' di pianale. C'è anche, ripeto, la variante che sto utilizzando adesso per il trasporto di varie tipologie di bestiame, quindi possiamo cambiare anche il colore del furgoncino, ma possiamo anche intervenire se vogliamo la mod con alimentazione elettrica oppure con alimentazione diesel. Io ho scelto chiaramente il diesel. Ovviamente non abbiamo animazioni, però noi interessa che vengano consegnate qui senza problemi. Quindi trasferiamo il tutto. Apri finestra animali. E allora trasferiamo innanzitutto. Tutte 25, tutte 24 in questo caso, galline. Nell'inventario, perfetto. E anche chiaramente il nostro gallo. Diamo subito un'occhiata veloce. Che dirvi ragazzi, spettacolo. Anche qui un bellissimo screenshot e direi di fare una cosa, ragazzi. Prima di alimentarli, ovviamente, io faccio un piccolo stacco, vado a prendere un altro set di polli e ci vediamo a breve. Ok ragazzi, come potete vedere sono appena tornato dal mio viaggio bis, chiaramente 24 galline mi sembravano pochine, visto il prezzo odierno, giusto per dare una spinta, un input in più chiaramente all'allevamento,
nella produzione chiaramente dello spawn delle uova, inevitabile fare anche questo ragionamento. E allora, trasferiamo anche questo set di galline e poi le andrò subito ad alimentare. In questo caso ne ho presa 25, quanto il massimo della capacità di questo furgoncino Barkas diesel. Spostiamo nell'allevamento. Ok. Direi che è andata bene, ragazzi. Allora, questo lo posso anche posizionare qui temporaneamente, poi lo andrò a rendere. A meno che non debba utilizzarlo magari per qualche altro travaso animale. Quella, ma direi di no. In ogni caso, valuterò. Dobbiamo dare un'altra occhiata a Polly. E prima di. Ovviamente devo alimentare ovviamente il tutto. Dovrei avere un po' di frumento stoccato all'interno del silos, dalla raccolta iniziale che avevo fatto su questa mappa. Insieme a quel po' di colza. Quindi mi serve, mi serve, mi serve. Un trattore libero. Prendiamo il John Deere. Prendiamo il 7810. Direi di prendere il Farmtech. Okay. Subito al silos. Ops. Non ho visto la capacità, però tutto sommato anche in eccesso poi eventualmente lo scaricherò di nuovo nel silos. Dovesse essere superiore, diciamo, alla capacità del serbatoio del pollaio. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, dovrebbe esserci qua un piccolo silos. Allora, devo vedere un po'. Lato scarico. Facciamo lato no, cereali. Serve lato sinistro, chiaramente. Da qui da entrare. Mi sa che devo eliminare anche questo alberello, devo fare un po' di pulizia. Ma dovrebbe entrare senza problemi. Ok, un po' a fatica però. Il trigger è stato richiamato, perfetto. Scarichiamo il tutto. Ti vedo un po' a fatica, ma più o meno ci siamo. Mi sa che se lo prenderà tutto, ragazzi. Ok, così avrò un allevamento già subito attivo, ragazzi. Andiamo via. Andiamo di qua. È una bella mappa, ragazzi, ma la quantità, credetemi, di cespugli e fogliame è incredibile. Faccio pure fatica certe volte ad orientarmi. Ecco perché si deve fare necessariamente un po' di pulizia generale qua e là, ragazzi. Ok. Ci fermiamo qui e diamo un'ultima occhiata e poi facciamo i saluti, ragazzi. Oggi è stato un episodio in cui per l'appunto volevo parlarvi per l'appunto di questo nuovo aggiornamento, giusto
nelle linee essenziali, diciamo, delle cose che mi hanno colpito maggiormente di questo fix, anche se vi invito chiaramente a guardare tutto il changelog, ma soprattutto avevo voglia di finalmente portare anche l'allevamento del pollaio. Questo è un pollaio modificato da 300 posti, ho già inserito 50 galline e sono molto soddisfatto. E allora togliamo anche questa. E che dirvi, ragazzi? Spero che anche che questo ennesimo appuntamento qui su Farming Simulator 25 nella Riverbend Spring se vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. E noi ci ascoltiamo alla prossima volta da parte mia. Ciao 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 ciao.